Covid-19, secondo decesso ad Agropoli, la mappa del contagio tra Cilento e Vallo di Diano. Cuccaro Vetere, in diretta con noi, il primo cittadino, Aldo Luongo. Diocesi di Vallo della Lucania al fianco dell'ospedale San Luca, messo a disposizione il seminario di massa e donato un defibrillatore. Fondi ai comuni, ecco la ripartizione in provincia di Salerno, a Vallo ulteriori decisioni da parte dell'amministrazione comunale. Solidarietà a macchia d'olio in tutti i territori del Cilento, diverse le iniziative da nord a sud. Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Set TV. Nel nostro primo servizio di oggi ricostruiamo la mappa dei contagi a sud della provincia di Salerno, dunque nella Cilento e nel Vallo di Diano. Nelle ore scorse, come avete già appreso, purtroppo il secondo decesso qui nel Cilento, entrambe le vittime del comune di Agropoli, dopo il 53enne ferroviere, il caso invece del 55enne dipendente del Tribunale di Salerno. Ma ricostruiamo tutto appunto nel nostro primo servizio. La situazione del Vallo di Diano è sicuramente quella più complicata a sud della provincia di Salerno, con oltre 100 positivi. Il comune, che purtroppo vanta il maggior numero di persone contagiate dal Covid-19, è Sala Consilina, con 69 persone. Ma c'è massima attenzione anche negli altri territori a sud del territorio della provincia. I casi di coronavirus sembrano abbastanza contenuti invece sul territorio cilentano. Agropoli è il comune con più contagi e con il primo decesso nel Cilento, seguito poi purtroppo nelle ore successive anche da un altro decesso. Sono 14 al momento le persone risultate positive ai test, 7 delle quali apparterebbero ad un unico contagio, quello della ferroviere 53enne che è poi deceduto, mentre era ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. 3 i casi accertati anche a Vallo, appunto. Si tratta di un giovane di 30 anni rientrato dalla provincia di Torino, una donna che nei giorni scorsi avrebbe frequentato la pediatra di Pollica, ma residente a Napoli, anch'essa risultata positiva insieme al marito, e un operaio che lamentava di essere sottoposto a tampone da giorni. Contagiato anche un uomo di 71 anni di Sessa Cilento, che avrebbe trasmesso il virus alla cognata, sempre residente a Sessa, e al fratello, un medico in pensione che vive a Serra Mezzana, il comune più piccolo del Cilento. Intanto, a Vallo della Lucania, in un ospedale blindato e super sorvegliato, con le tende del pre-triage che fungono da filtro, ci sono persone in attesa dell'esito del tampone. Prima infermiere contagiata all'ospedale di Vallo della Lucania e una donna di Cuccaro Vetere. Positivo poi anche un uomo di Laurino di 70 anni. Positivo al test anche un geometra di Casalvelino che abita nella frazione di Acquavella. Risultano infine 2 al momento le persone contagiate negli Alburni, entrambe residenti nel comune di Sicignano. E ora ci colleghiamo con Agropoli, dove c'è in video con noi il collega Ernesto Rocco, proprio per fare il punto della situazione nella città di Agropoli, che è quella cilentana più colpita, più attenzionata. Sono 14 i casi, compresa una donna, una paziente guarita, e i 2 decessi di cui vi abbiamo parlato. Però per tutte le ultime ci aggiorna Ernesto. Buongiorno, la parola a te Ernesto. Sì, buongiorno. Agropoli esce con un quadro aggravato dall'ultimo weekend, perché ha fatto registrare ieri il secondo decesso e ha fatto registrare anche 2 nuovi casi di positività. Per quanto riguarda il decesso, la vittima è Toni Agresta, un dipendente del Tribunale di Salerno, lavorava presso la Corte di Appello in Cancelleria, aveva 55 anni, era stato inizialmente ricoverato 2 settimane fa presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. In seguito all'aggravarsi delle sue condizioni di salute si era disposto il trasferimento all'ospedale Cotugno. Negli ultimi giorni un ulteriore aggravamento delle sue condizioni di salute, dovute anche a patologie pregresse, ne ha determinato la morte cerebrale. Poi ieri mattina intorno alle 8:30 è arrivata la notizia del suo decesso. È la seconda vittima dopo Alfonso Migliorino, il 53enne ferroviere residente nella località Moio, che è stato il primo decesso registrato ad Agropoli. Per quanto riguarda Toni Agresta, non era sposato, probabilmente è risultato contagiato da un suo familiare che risulta tuttora ricoverato in un ospedale romano, anche in questo caso per il coronavirus. Per quanto riguarda invece i 2 nuovi
casi ad Agropoli che si sono registrati tra venerdì e sabato. Si tratta di due persone, due giovani, un 23enne allievo carabiniere sceso da Torino, però è stato diligente seguendo tutte le precauzioni del caso, nel senso che è arrivato con un'auto qui da Salerno ad Agropoli e si è messo in isolamento in un appartamento in cui si trova da solo, quindi non ha avuto ulteriori incontri. L'altro invece positivo è un familiare di Migliorino, quindi il ferroviere purtroppo deceduto. Nella sua famiglia sono adesso 8 le persone contagiate, però si sono completati tutti i tamponi, quindi dovrebbe essere chiuso il quadro. Ernesto, misure più stringenti anche in città per cercare di contenere la diffusione del Covid-19. Abbiamo già parlato anche nelle ore scorse dei New Jersey, delle transenne per sbarrare appunto gli ingressi secondari alla città, e poi proprio da stamattina è entrato in vigore il sistema anche della spesa controllata. Insomma, come sta andando sotto questo profilo, sotto questo punto di vista? Controlli più stringenti ma anche polemiche. Andiamo in ordine. Per quanto riguarda la chiusura dei varchi, si è completata già in questo weekend, quindi varchi secondari chiusi, tutti gli altri invece sono monitorati dalle forze dell'ordine. Per quanto riguarda invece i negozi di alimentari, dobbiamo dire in realtà che non tutti hanno attivato questa procedura di controllo e schedatura ovviamente dei clienti, in quanto sulla stessa ci sono delle polemiche, considerato che i dati personali verrebbero ad essere consegnati a delle persone che di fatto non sono pubblici ufficiali, quindi verrebbero consegnate le tessere sanitarie a persone che andrebbero a vagliare dei dati personali pur senza averne diritto. Ci sono state varie polemiche. Polemiche anche sul provvedimento che ha preso il sindaco Coppola, ad esempio Giovanni Basile, avvocato, esponente della Lega e rappresentante del comitato prospedale, sottolinea come di fatto non serve a molto se non a scopi propagandistici, considerato che poi ci sono altre attività, vedi banche e poste, dove comunque ci sono assembramenti e non viene preso alcun provvedimento. Ti ringrazio Ernesto, come sempre puntuale, buon lavoro e ci risentiamo presto. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie ancora al collega Ernesto Rocco in collegamento video da Agropoli. Noi adesso invece parliamo del caso dell'Istituto Juventus nella Vallo di Diano a Sala Consilina. Stamane il trasferimento dei pazienti contagiati, 32 al Campolongo Hospital. Facciamo il punto della situazione nel prossimo servizio. Sono partiti intorno alle 10 di questa mattina i 32 ospiti della casa di riposo Istituto Juventus di Sala Consilina risultati positivi al coronavirus, con direzione Campolongo Hospital di Eboli. A portarli fino ad Eboli diversi minibus e un'ambulanza. Ricordiamo come si è arrivati a questo trasferimento. Sabato l'annuncio da parte dell'ASL senza però avvertire nessuno dei soggetti interessati, quindi le proteste del sindaco di Eboli Massimo Cariello e infine, dopo un balletto sui numeri, la decisione finale. Tutti gli ospiti risultati positivi all'interno della casa di riposo di Sala Consilina sono stati trasferiti ad Eboli. Si cercherà in questo modo di supportare e curare nel miglior modo possibile gli anziani e le anziane che sono state contagiate dal coronavirus. Purtroppo ricordiamo anche che 3 degli ospiti hanno perso la vita nel corso degli ultimi giorni. La fondazione diretta da Giuseppe Ippolito sabato mattina aveva assicurato che la situazione era sotto controllo, ma la task force della regione e l'ASL, che si sono incontrati sabato pomeriggio a Luigi Curto di Polla, ha deciso di prendere in mano le redini della vicenda e annunciato il trasferimento che sarebbe dovuto avvenire entro ieri sera, poi vari slittamenti e questa mattina il trasferimento finale. Questo anche dopo le proteste del sindaco di Eboli e di altri esponenti politici del comprensorio e dopo una presumibile azione di mediazione si è arrivati alla decisione definitiva. Da quanto è emerso si è vissuto anche un balletto sui numeri di quanti ospiti trasferire a Eboli, ma alla fine si è deciso per il trasferimento in toto degli anziani. C'è anche da aggiungere una bruttissima pagina in questa vicenda, ovvero una petizione online da parte di alcuni ebolitani, pochi e tutti poi presi di mira dagli altri ebolitani, per chiedere che non venisse portato a termine il trasferimento dei 32 anziani per sicurezza degli ebolitani e del personale che lavora all'interno del Campolongo Hospital. E ora andiamo a Cuccaro Vetere, dove c'è in collegamento con noi il primo cittadino Aldo Luongo. Buongiorno sindaco. Buongiorno.
Allora, partiamo subito dal caso di positività, l'unico uscito fuori qualche giorno fa che ha interessato anche la sua comunità dell'infermiera 44enne impegnata alla San Luca di Vallo della Lucania. Innanzitutto le chiediamo se ha conoscenza come sta la donna e poi insomma come si sta vivendo questa situazione anche nel suo comune. Ecco, diciamo che la signora sta bene, pare che sia, rientri tra i casi di quelli asintomatici, nel senso che non ha sintomi. Come si sta vivendo? Diciamo che un po' di lato si sta vivendo, nel senso che la signora, pur essendo di Cucaro, vive a Vallo, sta facendo chiaramente l'isolamento a Vallo, anche se era stata, diciamo, a trovare il papà, e quindi chiaramente noi abbiamo messo in isolamento anche il papà della stessa. Comunque, ripeto, per il momento dalle notizie io ci ho parlato telefonicamente, mi ha detto che stava bene, non aveva sintomi. Buon per lei, ai quali va chiaramente la solidarietà di tutta la comunità, tenendo conto soprattutto del fatto che lei è un'infermiera che lavora all'ospedale di Vallo proprio nel reparto Covid, per cui è tra quelli in prima linea, per cui a nome della comunità, dell'amministrazione mio, va la solidarietà a lei, solidarietà a tutti gli operatori sanitari dell'ospedale di Vallo e degli altri ospedali, di tutti i sanitari che stanno conducendo in prima linea questa importante battaglia che chiaramente avete coinvolto un po' tutto, come vediamo dai giornali, tutto il territorio nazionale, tutto il mondo, per cui siamo di fronte a qualcosa di epocale, dove gli operatori sanitari sono i primi ad avere contatto con queste persone, a loro va tutto il nostro apprezzamento e la nostra solidarietà. Sindaco, voi siete in attesa adesso solamente di sapere l'esito di un tampone, proprio quello del papà, della donna, giusto? Dovrebbero fare tra oggi e domani, non l'hanno ancora fatto il tampone, non l'hanno ancora fatto, e quindi siamo in attesa che vengano a fare il tampone per poi avere il risultato. E quindi aspettiamo quest'altro evento. Parlava di sostegno, di solidarietà nei confronti dell'infermiera e proprio nelle ore scorse c'è stato un episodio invece spiacevole che è andato in tutt'altra direzione nei confronti della donna, ma dell'intera comunità di Cuccaro Vetere. Lei su questo aspetto non transige, tant'è che mi pare di aver capito, ha già presentato o presenterà nelle prossime ore una querela per diffamazione. Ma infatti io in occasione di questa purtroppo spiacevole episodio per la signora che ha contratto il virus, e anche poi per quello che è successo, perché hanno postato su Facebook, tra l'altro io non ce l'ho Facebook, quindi sono forse uno dei pochi sindaci che non ha Facebook, però i miei amministratori me ne hanno portato subito a conoscenza, e volevo appunto cogliere questa occasione per invitare a un uso più appropriato e più intelligente dei social. I social sono uno strumento importantissimo, in questo momento si stanno dimostrando di fondamentale importanza per le comunicazioni, però usata in maniera scellerata da gente che capisco il giorno non ha a che fare e si diverte a scrivere inutilità su questi social, disattendendo anche un po' l'invito che ci viene
dal governo, dal ministero preposto, di lasciare quanto più possibile libera la rete per cose più importanti. Perché questo? Perché il post messo su Facebook da parte di una persona cita proprio questo: Cuccaro circa 600 abitanti, Cuccaro circa 700 asini, Cuccaro già una persona positiva al Covid-19. Io capisco che ci si voglia divertire, però in un momento come questo, di fronte anche a una signora che riceve l'annuncio di essere positiva al Covid, immaginare di paragonare o voler lasciare intendere, diciamo come se quasi quasi la comunità è una comunità di asini. Io mi sono sentito in dovere, da una parte, di difendere quella che è la reputazione del popolo cuccarese. Probabilmente agiremo anche nelle vie legali, ma l'obiettivo principale è quello di richiamare gli utilizzatori dei social, come dicevo prima, a un uso più intelligente e più appropriato questi social, perché magari uno scrive qualcosa pensando di in quel momento divertirsi, però quel qualcosa potrebbe dare fastidio, potrebbe offendere, potrebbe danneggiare persone che in un momento come questo già di per sé hanno mille problemi. Noi sappiamo che significa stare chiusi in casa, sappiamo che significa costringere tante persone a cambiare vita dalla sera alla mattina. Vedere poi anche queste cose ritengo non sia intelligente da parte di chi le fa, né sopportabile da parte di chi le riceve. Per cui abbiamo ritenuto come amministrazione, io come sindaco, di muoverci anche attraverso le vie legali, per richiamare al senso di responsabilità la persona che ha fatto questo, ma soprattutto per sensibilizzare tutti quanti, ripeto, ad un uso più appropriato dei social. Allora io la ringrazio, Sindaco Luongo, per la sua disponibilità e ovviamente le auguro buon lavoro. Volevo soltanto aggiungere una cosa, visto che la vostra TV è seguita molto nel mio paese, lanciare un annuncio, rafforzare un annuncio che facciamo in continuazione ai nostri cittadini, a rimanere in casa, ad evitare quanto più è possibile di uscire, anche per andare a fare la spesa, ordinare la spesa all'unico genere alimentare che è presente nel nostro paese, perché possiamo, con il servizio di volontariato messo in atto dal Servizio di Protezione Civile del nostro comune, possiamo fare la consegna direttamente a casa, per cui evitiamo alle persone di uscire quanto più è possibile e quindi andare incontro a quelle che sono le esigenze, cercando chiaramente di ridurre al minimo i contatti interpersonali. Grazie ancora allora Sindaco e buon lavoro. Grazie a voi, grazie Era il Sindaco di Cuccaro Vetere Aldo Luongo. Noi invece adesso parliamo dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ieri l'annuncio da parte del Vescovo della Diocesi Vallese, Monsignor Ciro Miniero, di mettere a disposizione del personale sanitario il seminario di massa, appunto per far riposare i sanitari della San Luca, impegnati anche loro, come del resto i sanitari di tutta Italia, in questa dura battaglia contro il Covid. E poi ha annunciato anche la donazione e la consegna, avvenuta già nei giorni scorsi, di una strumentazione importante, sempre a favore dell'ospedale San Luca. Allora ricostruiamo tutto nel nostro prossimo servizio, anche con la testimonianza proprio del Vescovo Ciro Miniero.
La diocesi di Vallo della Lucania mette a disposizione degli operatori dell'ospedale San Luca il seminario di massa per il riposo del personale sanitario. La decisione è stata ufficializzata con una lettera scritta dal vescovo Monsignor Ciro Miniero al direttore sanitario del nosocomio vallese Adriano De Vita. Inoltre, la stessa diocesi, quale segno di partecipazione all'azione degli operatori sanitari, ha donato nei giorni scorsi un defibrillatore. Innanzitutto dalla consapevolezza di dover fare qualcosa nelle possibilità di ciascuno e allora anche nelle nostre come diocesi. Abbiamo un ospedale proprio a pochi passi da noi e quindi conosciamo le difficoltà che stanno avendo come tutti gli ospedali, anche se ringraziando Dio nel nostro territorio è abbastanza contenuto il contagio. Però chiesi al direttore già diversi giorni fa in che cosa potevamo essere utili e allora mi fu indicato l'acquisto di questa macchina per aiutare un poco i medici nelle diagnosi e quindi prendemmo prima la macchina. Poi successivamente l'idea di dare la possibilità in una struttura nostra che teniamo qui a Massa, dalla possibilità al personale ospedaliero di riposare nei turni di riposo, magari con un po' di lontananza dall'ospedale, però vicino, 10 minuti, 5 minuti, è vicinissimo il seminario di Massa. Ecco Succede? Sì, in quali condizioni versa il seminario? Nel senso che, insomma, nel caso in cui la proposta dovesse essere accettata, può essere aperto in tempi brevi? Sì, nel giro di pochi giorni può essere aperto perché è una struttura che non usiamo più da un po' di tempo, ma che ha diverse stanze, ha due piani, quindi certamente un livello può essere completamente utilizzato e verificato e messo nelle condizioni di poter essere utilizzato. Un segnale ulteriore di vicinanza che la diocesi dà all'ospedale, ma a tutto il territorio. Ma certo, perché qui l'ospedale di Vallo è un punto di riferimento veramente per tutto il territorio e non solo, vengono persone anche da altre parti della regione. Quindi è bene proprio mostrare una vicinanza, cioè non potevamo non farlo, è spontaneo, ecco, un gesto veramente spontaneo. E poi l'attenzione di tanti e tanti che veramente si stanno prodigando, lo sento dai parroci nei vari paesi della diocesi, veramente c'è una grande attenzione di tutti. Ecco, a proposito di questo, insomma, tante iniziative, Sua Eccellenza, anche nelle varie parrocchie, anche con parroci che stanno celebrando delle messe online, così, insomma, da entrare direttamente nelle case, anche questo è un segnale appunto di vicinanza, di sostegno alle comunità. Sì, l'importante è farsi sentire vicini ed essere vicini. Quindi già lo stare in chiesa, nella propria parrocchia, anche se è vuota, ma dà un segnale di speranza, un segnale di prossimità che la gente sente. Poi i parroci lo stanno esprimendo così bene in tante forme, chi mette in funzione gli altoparlanti esterni, chi lo fa attraverso Facebook o ad altri social. E questo sta avvenendo e la gente gradisce perché sente ancora più vicina la comunità. Ecco, questo sta avvenendo. E poi ci sono gli altri gesti che non sono da meno, quelli della carità, per cui un parroco che sa quali sono le famiglie che non riescono a sostentarsi, e allora si fa gara di generosità e questo sta avvenendo nelle comunità del Cilento. Sua Eccellenza, diciamo, questo modus operandi andrà avanti anche per il periodo pasquale, insomma, visto che l'emergenza si protrarrà con questa tipologia di iniziative. Certo. In No, e conclusione. cercheremo poi di far fronte lì dove possiamo anche all'evoluzione, speriamo che però si blocchi qui, ma lo sforzo è quello di far fronte poi all'evoluzione e dopo, soprattutto con la povertà che verrà. Quindi
perché certamente verrà fuori una povertà che già sta emergendo in tante altre città, perché gente che non lavora, le famiglie che non lavorano da mesi, da un mese circa, e prima o dopo poi si fa sentire l'assenza del lavoro. Un suo messaggio in conclusione a tutta la sua diocesi? Che non dobbiamo rallentare l'attenzione, e sicuri che questo tempo passerà. E a proposito dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, resta alta l'attenzione dopo il contagio della 44enne infermiera. La notizia positiva è che i tamponi finora effettuati sul personale sanitario entrato in contatto con la donna sono risultati negativi, altri saranno eseguiti nelle prossime ore. Intanto il direttore sanitario Adriano De Vita scrive ai sindaci del distretto 70 chiedendo il massimo della collaborazione, visto che al momento alcuni sindaci dei comuni di residenza del personale sanitario hanno emesso dei provvedimenti di quarantena, e questo rischia di creare delle ripercussioni ovviamente sull'assistenza sanitaria al San Luca. Intanto polemiche invece da parte dei sindacati, che chiedono tamponi su tutto il personale sanitario, nel caso della UIL FPL addirittura le dimissioni della task force. Ma ricostruiamo tutto nel prossimo servizio. Resta alta l'attenzione all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove nei giorni scorsi si è registrato il primo caso di positività di un'infermiera di 44 anni originaria di Cuccaro Vetere. La notizia buona è che i primi tamponi, eseguiti nelle ore successive al personale sanitario che era stato in contatto con la 44enne, hanno dato esito negativo. Nelle prossime ore, tuttavia, sono attesi i risultati degli esami effettuati anche su altri operatori della struttura sanitaria vallese. Alcuni di questi, tra l'altro, sono stati messi in quarantena dai sindaci dei comuni di residenza, tant'è che nella giornata di ieri il direttore sanitario del presidio ospedaliero, Adriano De Vita, ha scritto una missiva agli amministratori comunali che hanno preso tali provvedimenti. Nella lettera inviata ai sindaci del distretto sanitario 70, De Vita segnala che continuano ad arrivare sollecitazioni da parte del nostro personale per inopportuni isolamenti esercitati nei confronti dello stesso, e che tutto ciò causa un forte affaticamento di gestione del personale, già stressato per l'emergenza in corso, con una gravissima ripercussione anche sull'assistenza, precisando poi in conclusione che i dipendenti sanitari possono sospendere l'attività solo se sintomatici o con tampone positivo. Intanto, dopo le proteste del sindacato Nursind, anche la segreteria provinciale UIL ha chiesto le dimissioni della task force dell'ospedale San Luca e la nomina di un commissario che abbia la giusta esperienza prima che la situazione degeneri, mettergli a disposizione una squadra di persone competenti, ma soprattutto qualcuno che possa portare avanti le problematiche dei lavoratori. Intanto anche Consac, la società che gestisce il servizio idrico in numerosi comuni del Cilento, scende in campo a sostegno del personale sanitario della San Luca. Dal 1 al prossimo 30 aprile, per ogni adesione al servizio bolletta online, Consac Gestioni Idriche devolverà la somma di 2 euro a favore delle strutture sanitarie del territorio del Cilento e Vallo di Diano. Possono aderire tutti gli utenti Consac, basta attivare il sistema di fatturazione online che annulla definitivamente l'invio cartaceo e consente di ricevere le bollette direttamente sulla propria casella di posta elettronica. E adesso invece a Vallo della Lucania, nuove iniziative da parte dell'amministrazione comunale a sostegno anche delle attività commerciali. Ad anticiparci tutto è stata l'assessore al commercio Jenny De Cesare al telefono con la collega Carmela Santi. Allora, innanzitutto buongiorno e un saluto a tutti i nostri concittadini, specialmente un abbraccio, diciamo, circolare a tutti i cittadini in questo momento che ci sta vedendo maggiormente colpiti da questo grave momento di emergenza. Innanzitutto vi dico che abbiamo già deliberato in giunta, questo già in data 13 marzo, per quanto riguarda i commercianti, io mi occupo appunto dell'assessorato del commercio e delle attività produttive, una cancellazione della tassa TOSAP che i nostri commercianti pagano, quindi che sarebbe l'occupazione del suolo pubblico, questo sia per quanto riguarda il periodo di marzo, è stato già deliberato, ma a breve deliberiamo per il mese di aprile, quindi la stessa risoluzione
interruzione, e naturalmente fino a quando questa emergenza non finirà. Quindi questo è un primo aiuto concreto che diamo ai nostri concittadini. Per quanto riguarda poi le altre tasse comunali che purtroppo gravano sui commercianti e non solo, stiamo aspettando le risposte del governo, perché l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ha fatto delle proposte precise in merito, perché purtroppo i tributi e le tasse comunali non è che le possiamo cancellare secondo ogni comune può fare questo a modo proprio, bisogna che ci sia appunto una regolamentazione statale. Però sicuramente stiamo cercando di verificare anche con il nostro ufficio tributi nell'immediato quello che possiamo fare per dare un aiuto concreto ai nostri concittadini, quindi con una rimodulazione di queste tasse per quanto ci è possibile, se lo dobbiamo fare solo con il nostro bilancio comunale. Ci aspettiamo però che il governo sia a breve in grado di sostenere tutte le attività commerciali e quindi possiamo anche noi mettere in campo tutte le azioni possibili per aiutare in maniera concreta i nostri concittadini. Altro aspetto importante riguarda sicuramente una modalità che lo Stato in questo momento ci consente, che basta applicare una legge che è stata varata per un decreto Salva Italia di qualche anno fa, Sblocca Italia, scusatemi, precisamente del 2014, il decreto legge 133, e quindi con l'applicazione di questo decreto il sindaco ha predisposto, e quindi a breve sarà resa nota in maniera ufficiale, una lettera in cui informiamo appunto anche i proprietari dei locali commerciali, nonché naturalmente i conduttori, quindi gli affittuari, della possibilità di dare un aiuto concreto per quanto riguarda l'erogazione del contratto di fitto, senza creare problematiche ulteriori né ai proprietari dei locali e né naturalmente a coloro che conducono in affitto i locali commerciali. C'è la possibilità di farlo applicando una legge, naturalmente ci dobbiamo affidare alla partecipazione attiva di coloro che sono i proprietari dei locali commerciali, che in qualche modo devono attivarsi per poter dare un aiuto concreto ai nostri concittadini che in questo momento sono più colpiti da questa emergenza. Quindi abbiamo predisposto questo tipo di lettera dove spieghiamo qual è la soluzione e naturalmente noi siamo pronti, io personalmente sono pronta a dare qualsiasi delucidazione, qualsiasi aiuto ci sia bisogno per mettere in atto questa misura che esiste già, quindi la dobbiamo solo applicare. E in questo modo, diciamo, come si deve fare per dare sostegno all'ospedale, perché è giusto, perché in questo momento la parte sanitaria è la parte fondamentale, però abbiamo questo disagio economico che purtroppo corre di pari passo a quello sanitario e diciamo che anche in questo settore abbiamo bisogno di un aiuto concreto da parte di chi lo può dare. E i proprietari dei locali commerciali possono aiutarci a dare una piccola garanzia ai nostri commercianti. Fondo da 400 milioni di euro messo a disposizione per i comuni, ovviamente anche i comuni della Salernitano interessati. Ricostruiamo tutto nel prossimo servizio. L'emergenza sanitaria scatenata dal coronavirus, con il conseguente blocco di gran parte delle attività del paese, si è trasformata in una grave, drammatica emergenza economica e sociale. Ci sono famiglie che vivevano difficoltà e disagio che oggi ancor di più non riescono a soddisfare il bisogno primario, quello del cibo. Nuclei familiari che non possono più fare la spesa, comprare farmaci, assicurare in pratica l'essenziale. E a loro, prima di tutto, che sono indirizzate le misure contro l'emergenza alimentare previste dal nuovo decreto Conte, firmato e annunciato dal Premier. La Protezione Civile ha già ripartito i 400 milioni destinati ai comuni italiani, ne avevano chiesto 1 miliardo, con un criterio che parte dai residenti e che prevede anche l'assegnazione tenendo conto della media del reddito pro capite italiano.
Facciamo un esempio concreto. Acerno, primo comune salernitano in ordine alfabetico, 2679 abitanti. Ha in base a questi 14.202 euro. Aggiustata la cifra in relazione al reddito medio pro capite del paese, si vede aggiunti altri 11.000 euro, arrivando ad un'erogazione di 25.692. Il capoluogo Salerno con questo criterio riceverà 784.665 euro, una scelta di ridistribuzione delle risorse che va a vantaggio delle aree più povere del paese, in pratica, dove più basso il reddito maggiore sarà il contributo. Ma ora l'onere della distribuzione passerà tutto sulle spalle dei comuni. Per esempio, se si utilizzasse il criterio dell'ISEE, si escluderebbero milioni di persone che avevano un'attività economica, ora non attiva, e che non hanno oggi nessuna fonte di reddito. L'appello quindi di molti sindaci alla responsabilità dei propri concittadini. Facciamo richiesta dei contributi solo per chi ne ha realmente bisogno, per non togliere letteralmente il pane dalla bocca di chi oggi non ne ha. Vediamo nello specifico con l'ausilio in regia di Marco Maiese che ci mostra la grafica, i fondi che riceveranno i comuni cilentani, come vedete per esempio Agropoli riceverà poco più di 180.000 euro, per Vallo della Lucania 61.000 euro, poi c'è Sapri con 54.000 euro, Capaccio 217.000 euro, questi sono diciamo i comuni più grandi che riceveranno le somme più cospicue, anche Castellabate con 88.000 euro, vedete Pollica 18.000 euro e così via, tutti gli altri comuni a sud della provincia di Salerno. Adesso invece parliamo dell'ondata vera e propria di solidarietà che sta interessando anche il Cilento e il Vallo di Diano. Diverse le iniziative solidali messe in campo, a partire da Zero, che promette un'immediata ripartenza dopo l'emergenza, sostenendo anche quelle che sono le produzioni, le eccellenze locali, alle altre iniziative che vengono prese tra Scea, Montecorice e così via. Da Zero rilancia il suo impegno per il territorio. L'azienda nata a Vallo della Lucania nel 2014 è pronta a ripartire quando l'emergenza Covid-19 sarà finita e a sostenere l'economia nel Cilento. Del resto basta considerare gli investimenti fatti nel 2019, circa 1 milione di euro di merce acquistata nel Cilento e 80 collaboratori provenienti da diverse aree del Cilento. Giuseppe Boccia, Paolo De Simone e Carmine Mainenti, tre fondatori del marchio, sono convinti che bisogna continuare a investire nelle realtà artigianali. Sono i contadini, i pescatori e gli allevatori, insieme a coloro che trasformano i loro genuini prodotti, le persone su cui puntare per giungere ad un'alimentazione sostenibile, attenta alla conservazione delle biodiversità e che si basi sul consumo di cibi locali e tradizionali, dicono. I tre soci dunque perseverano nel cammino intrapreso nel 2014 insieme alle persone che ancora di più ora sono impegnate nelle loro aziende per garantire continuità di produzione e per mantenere sempre altissimi gli standard qualitativi. Intanto iniziative di solidarietà che si susseguono un po' su tutto il territorio a sud della provincia di Salerno. Ad Ascea diverse associazioni del territorio, tra cui lo Juventus Official Club Ascea, l'associazione Le Outdoor, l'associazione Progresso e l'associazione Insieme per Velia, con la collaborazione del parroco Don Peppino, hanno deciso di unire le proprie forze per avviare un progetto di raccolta alimentare a sostegno dei concittadini che in questo particolare momento sono in difficoltà. Tutte le associazioni ed i singoli cittadini possono unirsi alla iniziativa promossa, ovvero quella di fare la spesa e di pagare dei prodotti per poi lasciarli all'interno del supermercato in un apposito carrello che sarà poi successivamente raccolto e distribuito dalla Protezione Civile o dalle parrocchie alle persone più bisognose che vivono nel territorio comunale di Ascea. Iniziativa simile anche nel comune di Camerota, dove nei prossimi giorni addirittura due imprenditori alberghieri hanno messo a disposizione le cucine delle loro attività per preparare dei pasti caldi, che sempre dalla Protezione Civile saranno poi consegnate alle famiglie più bisognose. Altra iniziativa importante è quella del gruppo giovani della parrocchia di Alfano, che organizza annualmente la festa della paddoccola e ha devoluto per conto di tutti gli alfanesi 1.000 euro all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. A Montecorice, infine, l'azienda dolciaria Mario Greco ha deciso di donare un uovo pasquale a tutte le famiglie presenti sul territorio comunale, come segno di solidarietà, di vicinanza e di augurio in vista delle festività pasquali. Insomma, una vera e propria ondata di solidarietà e di generosità che coinvolge praticamente tutti i comuni a sud della provincia di Salerno.
Intanto un'ultima ora, giunta proprio in questo istante in redazione, cresce il numero delle vittime da Covid-19 nella Vallo di Diano. Si tratta di una 74enne residente nella casa di cura Juventus di Sala Consilina. Il decesso è avvenuto stamane, poco prima del trasferimento a Eboli presso l'ospedale Campo Longo. Adesso torniamo invece a parlare delle iniziative di solidarietà. Tra queste c'è anche quella del comune di Perito. Per ogni nucleo familiare a disposizione due sacchetti con farina e lievito naturale, oltre ad una mascherina. Il pacchetto che l'amministrazione comunale ha deciso di distribuire ai suoi 800 abitanti. La farina simboleggia la rinascita, il lievito la trasformazione, due alimenti ai quali abbiamo affidato il nostro messaggio di vicinanza. Queste le parole del primo cittadino Carlo Cirillo. E adesso invece parliamo della cronaca, la tragedia che si è consumata sabato mattina in Bulgaria, dove un operaio 63enne cilentano ha perso la vita in un incidente di lavoro. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Intanto a lutto la piccola comunità di Vatolla, frazione di Perdifumo. Tragedia in Bulgaria sabato mattina, dove ha perso la vita un operaio cilentano. La vittima è Gerardo Di Muoio, 63 anni, di Vatolla, piccola frazione del comune di Perdifumo. L'uomo era impegnato da qualche mese con la ditta per cui lavorava nelle opere di costruzione del gasdotto Balkan Stream nell'area intorno a Pleven, settima città più popolosa della Bulgaria. Secondo una prima ricostruzione, che è stata diffusa da alcuni media locali, il 63enne sarebbe deceduto a seguito di un incidente sul lavoro. Infatti l'operaio di Perdifumo stava alla guida di un escavatore e sarebbe caduto in una profonda buca. A quel punto, durante la caduta, avrebbe battuto la testa o sarebbe stato colpito da un oggetto pesante. Tuttavia è in corso un'indagine da parte delle autorità bulgare per cercare di ricostruire esattamente quanto accaduto. L'incidente si è verificato sabato mattina tra il villaggio di Gostili e la città di Kneja, nell'area intorno alla città più popolosa di Pleven, dove è in corso di costruzione un gasdotto per trasportare in Serbia e Ungheria il gas russo proveniente dal nuovo gasdotto Turk Stream, così da consentire alla Bulgaria di diversificare le fonti di approvvigionamento, allargando la platea di fornitori a soggetti non russi. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine bulgare, è intervenuta anche la direzione locale dell'Ispettorato del Lavoro. A comunicare telefonicamente la notizia ai familiari è stato il datore di lavoro, informandoli del decesso del loro caro avvenuto sul posto di lavoro a seguito di un malore. Una ricostruzione, quella fatta dal datore di lavoro, che però non è ancora ben chiara, tant'è vero che gli stessi investigatori bulgari stanno indagando per capire come effettivamente siano andati i fatti che hanno portato alla morte del 63enne cilentano. Ma pure gli stessi familiari, che attendono ora l'autopsia e le pratiche per il rientro della salma in Italia, vogliono vederci chiaro e capire cosa sia realmente accaduto. Da quanto emergerebbe in queste ore anche dai media locali bulgari, sembrerebbe che a causare la morte sia stato proprio un incidente di lavoro. La notizia, rimbalzata subito nel comune di Perdifumo, ha scosso l'intera comunità locale, che conosceva molto bene l'uomo. Il 63enne era impegnato con la ditta italiana per la quale lavora, con cui praticamente girava l'Europa, da qualche mese in Bulgaria. Lascia una moglie e tre figli, uno di questi trasferitosi a Como per lavoro. Torniamo a parlare di Covid, nuove misure anche da parte della Banca del Cilento di Sassano, Vallo di Diano e della Lucania. In seguito alle nuove disposizioni di contenimento dell'emergenza Covid, l'accesso alle filiali sarà garantito solo previo appuntamento per operazioni urgenti e non indifferibili. Questa infatti la decisione da parte della Banca del Cilento. Invece una notizia bella, stavolta da raccontare, che arriva da Ascea. La signora che vedete in questione, Teresa Sacco di Terradura, oggi compie 100 anni. Gli auguri da parte di tutta la comunità. Mai una cattiveria, mai una parola di troppo, mai una lamentela inutile e soprattutto un esempio da seguire anche in questi giorni, perché appunto la foto è accompagnata anche dall'hashtag sui social: così come lei resta a casa, fatelo anche voi. E dunque anche da parte della nostra redazione gli auguri per i 100 anni a nonna Teresa Sacco. E noi con questa notizia ci fermiamo. Grazie come sempre per la vostra attenzione. Buon proseguimento di giornata.